Nonostante il divieto di manifestazioni non autorizzate, continua la mobilitazione quotidiana dei cittadini di Banja Luka in Bosnia per chiedere di far luce sulla morte sospetta del 21enne David Dragicevic, scomparso e trovato morto nel marzo scorso, in circostanze ancora da chiarire. Secondo i genitori è stato ucciso dalla polizia, che però liquida la morte come accidentale. Il presidente Dodik continua a interferire con le indagini, dice di essere a conoscenza dei capi d'accusa. Sta interferendo con il lavoro del patologo forense insieme al procuratore Lepir e alla polizia. Così la madre del ragazzo durante una veglia giovedì sera a cui hanno partecipato centinaia di persone. La morte irrisolta del giovane studente di elettrotecnica ha ispirato mesi di proteste di piazza. David è scomparso nella notte tra il 17 e il 18 marzo scorso, dopo essere uscito da un pub. Subito la famiglia si è attivata per le ricerche, anche con una campagna social che ha avuto grande sostegno. Il 24 però è stato rinvenuto il suo corpo vicino a un torrente. In conseguenza delle tensioni, il sindaco di Banja Luka ha cancellato anche le celebrazioni per il nuovo anno.